quello di oggi, tanti mi stai vedendo il corpo, yeah. Hey. Io credo, non ho la più pallida idea perché sono completamente ubriaco, ma cercherò di impegnarmi a fare la cosa peggio possibile. Non ci abbiamo tempo da perdere, è colpa del dolcetto buono e dei... Stasera abbiamo scoperto i gofri e siamo veramente felici di questo. Veramente, grazie, grazie di averci dato un sacco di gofri da mangiare. Ma la mia domanda è, se uno è gofro... No, è sempre gofri. Ok, non perdiamo tempo, facciamo un salto subito negli anni 50 con un pezzo che possiamo fare solo se abbiamo una tastiera sul palco.
e abbiamo ancora quella delle muffe dietro il palco, quindi vi facciamo un pezzo del buon Jerry Lee Lewis. Open up a honey, it's a lover boy, me, that's a knockin'. Why don't you listen to me, sugar roll, get the radio, school a rocker. Honey, get your bopping shoes before the jukebox blow the fuse. Well, everybody bopping, everybody hopping, up in the eyes, full of hope. We'll be right back.
Tutto un applauso, grazie. Ripartiamo con grande verve con una canzone molto lenta ma molto ballabile. Why? My father is a bedroom, what you tell her?
stop, what's your memory? Troppo buoni. Voi ce l'avete le nutrie qui? No, ma perché non sono ancora arrivate. Arriveranno assolutamente. Noi vi raccontiamo direttamente dalla Lombardia centro-meridionale la storia di Willy la Nutria, ricordandovi che noi siamo sempre dalla parte della Nutria. We'll be right back.
prossima è una canzone intelligente. Parla di testicoli di canguro. With me kangaroo boots. Grazie. Io sono andato in fissa sul teschio perché ci sono i denti, si vedono tutti i denti da dietro. E comunque non ci vedo così bene da contarli, mi sembrano 82. Comunque è bello poter dire che siamo sopra un palco e sotto un palco. Ah, caspita, eh? Non è che capita tutti i weekend. Veste, che fortuna c'hai! Cioè... ma sono andato con la camicia. Avere degli amici così. Mal di testa, i gofri fanno venire mal di testa, non mangiatene troppi perché porca madonna. Ma no, puoi dire così. Mi mette 100 birre, ma i gofri mal di testa. I gofri 100 birre. Dopo la canzone intelligente c'è sempre quella lenta. Ma l'ignorante! I reckon.
grazie, troppo buoni. Allora c'è un brano del nostro gruppo Rockabilly preferito. Rockabilly molto tradizionale, si chiamano i Pantera. Di storia tutta lombarda del sud. È una storia di un giovane di nome Giuda che si annoiava moltissimo e quindi decise di provare a leccare i rospi, forse con l'intento di trovare una principessa, forse con l'intento solamente di divertirsi. Non lo sappiamo, ma lo approviamo. Yeah.
Crosby e noi glielo appoggiamo. Questo brano con questa atmosfera un po' così di merda, diciamo, ci serve sempre per introdurre il brano che stiamo per fare. E mi sono già incartato come una caramella. Vai. Pausa. Palco, l'ho già detto. Pepre, sabato sera. Palla. Stelle. Stiamo per fare quella cosa che ogni musicista, a prescindere dal genere, prima o poi nella sua, chiamiamola, carriera, deve fare. Ovvero, banalmente, un inno a Satana! Molto bene, vediamo che come adorazione dell'oscuro signore siete messi bene. Vabbè, qua facciamo le strade. Master, vabbè, facciamo adesso. Va bene, ti sali. Certo. Oh, te l'ho detto una cosa dall'altra volta. No, di mettere il piede in un certo punto. Ci provo.
variare nella vita è giusto, quindi facciamo un pezzo che non c'entra niente con i precedenti. Arriva dal 1956 e si chiama Ho comprato una casa al terzo piano senza fatto davvero. Beh, 25 drop. Anzi punk hardcore californiano che abbiamo rovinato molti anni fa e ci piace continuare a rovinare. Oh.
sand. You tell me to see my hand. Sports a book and a full of it. Per i gruppi che hanno suonato in questi due giorni, per chi è stato dietro al bar, per chi ha organizzato, per chi è stato dietro al cibo, ai goffri, sono tutte gesti che ci permettono di raccogliere dei fondi da destinare a coloro che vogliono, che vuole lo Stato, essere rinchiusi nelle galere, esclusi da questa vita. La cassa antirepressione cerca in tutti i modi di rompere questo isolamento che lo Stato vuole imporre tra il mondo fuori e il mondo dentro. Questi due giorni li dedichiamo a Alfredo Cospito, ancora rinchiuso in 41 bis, condannato a 23 anni nel processo Skriptamanent, ad Anna Beniamino, condannata a 18 anni per lo stesso processo, a Juanito, un compagno di Rovereto, condannata a 14 anni, a Pasca, che è appena entrato in galera per un definitivo di 8 anni, affinché non esistano più forme di contenimento per una società libera dalle galere, dai CPR, da qualunque gabbia. Morte allo Stato, viva l'anarchia! Vai, rock and roll! Io ho già fatto, day by day, the
planet. Those with the rays of my cheap town. Fall down, oh please, and three down. Everywhere that you feel them, those little